Allora, buon pomeriggio a tutti e bentrovati qui a Mezz'ora di Scienza al tempo del coronavirus. Io sono sempre Andrea Alimenti, sempre da Latina, visto che non ci possiamo muovere, ed è anche oggi un piacere vedervi ancora così numerosi. Ieri il video di ieri ha raggiunto le 250 visualizzazioni, oggi speriamo di fare altrettanto, se non di più. E sapete già l'argomento di oggi, giusto? Però prima di iniziare, due parole su come sta andando anche la nostra raccolta fondi. Abbiamo nel primo giorno raccolto i primi 800 euro, quindi grazie mille a chi ha contribuito. E rinnovo comunque l'invito ad effettuare una piccola donazione con il link che trovate comunque qui sotto. E rinnovo questo invito anche perché avrete sentito in televisione le ultime notizie. La Regione Lazio ha individuato nel Goretti la struttura ideale per fare un punto di riferimento sul coronavirus per tutto il Lazio Sud, quindi diventerà un coronavirus hospital. Stanno iniziando a trasferire i primi pazienti in altre cliniche private proprio per liberare aree del Goretti da dedicare solamente a questa emergenza. Quindi ancora di più, vi chiedo questo piccolo aiuto che sarà un grande aiuto per tutti. Allora, oggi, come sapete, si parla di Plutone e della missione New Horizon, quindi si va ai confini del sistema solare, vedremo questa missione che cosa ci ha fatto scoprire del nostro sistema solare e di ciò appunto che sta proprio nelle zone più remote del sistema solare. E di questo ce ne parlerà la dottoressa Scipioni in collegamento da Mountain in California. E quindi passo Mountain View in California, passo la parola appunto a Francesca. Ecco qui la dovreste iniziare a vedere. Ciao Francesca, come va in California? Ottimo. Tutto bene per adesso. E qui con me Sì. c'è anche un'altra Francesca che conoscerete, la nostra Francesca Zambon, lei socia dell'APA, ma anche lei comunque una nota ricercatrice dell'INAF. E in particolare Zambon ci parlerà nell'ultimo giorno del pianeta Venere, ma oggi sta qui per aiutarmi comunque a condurre questa puntata. E quindi ciao Francesca e anzi colgo l'occasione anche per ringraziare la Zambon in diretta perché è solamente grazie a lei che siamo riusciti a raccogliere così tanti esperti in poco tempo. E lei si è messa al telefono, ha contattato tutti quelli dell'INAF, non solo, è arrivata appunto in America, al SETI. E quindi lascio la parola comunque a Francesca Zambon che presenterà l'altra Francesca. Grazie Andrea e buonasera a tutti, buonasera Francesca. Vi voglio fare solo una piccola presentazione di Francesca Scipioni. Francesca Scipioni, anche lei è un'esperta di mondi ghiacciati, si è dottorata a Tor Vergata nel 2012 ed è stata seguita da Federico Tosi, che conoscete bene. Ha poi fatto un periodo di due anni a Houston al Lunar and Planetary Institute nel 2014, seguita dal dottor Paul Schenck, e successivamente ha vinto anche una posizione postdoc a NASA Ames in California. Ora lei, come avete sentito anche da Andrea, vive attualmente in California ed è al SETI Institute ed è una ricercatrice del staff del SETI Institute a Mountain View. E niente, le lascio la parola e buon ascolto a tutti quanti. Ok, grazie, grazie Francesca. E ok,
Ditemi se vedete lo schermo, per favore. Ok, sì, lo vediamo. Vedete la presentazione? Sì. Ok, allora, buonasera a tutti e grazie per seguirci, grazie a Francesca ed Andrea per questa bella iniziativa di contribuire all'ospedale di Latina e sono molto contenta di poter dare il mio aiuto e spero che questa presentazione vi piaccia. Quindi, come ha detto Andrea, oggi vi porto ai confini più esterni del Sistema Solare grazie alla sonda NASA chiamata New Horizons. Prima di introdurvi New Horizons, vi farò una introduzione storica su perché è stato necessario, è stato importante mandare una sonda così lontano dalla Terra e vi farò praticamente una spiegazione anche dal punto di vista della storico delle ricerche che sono state fatte fino alla scoperta di Plutone e alla scoperta di cosa c'è oltre l'orbita di Nettuno. Quindi, fino al 1930, questo è quello che si sapeva del Sistema Solare, quindi c'è una stella centrale, il Sole, e 9 pianeti. Il più grande, l'ultimo appunto essere Nettuno. In molti avevano cominciato ad ipotizzare che ci dovesse essere qualcosa, un nono pianeta al di là dell'orbita di Nettuno, ma fino al 1930 nessuno era riuscito ad osservare niente oltre l'orbita di Nettuno. Nel 1930 invece Clyde Tombaugh fece delle osservazioni al telescopio Lowell, all'osservatorio Lowell in Arizona e riuscì a identificare, a scoprire un oggetto la cui orbita era al di là di Nettuno. Fu una scoperta ovviamente sensazionale, titoli di giornale, abbiamo scoperto finalmente il nono pianeta e era americano, quindi diciamo una cosa per gli americani era una questione veramente di orgoglio nazionale e subito dopo la scoperta fu fatta una specie di lotteria, di concorso in cui si è chiesto alla gente di inviare lettere per proporre un possibile nome. Sono stati proposti nomi di ogni sorta e vinse con il nome di Plutone, appunto, la studentessa undicenne Venetia Burney, che era appassionata di mitologia e diede il nome appunto di Plutone in onore del dio Plutone. Dopo la scoperta di Plutone, molti scienziati hanno cominciato a pensare che questo oggetto non fosse l'unico ad orbitare oltre l'orbita di Nettuno e i maggiori contributi vennero negli anni 40 da Kenneth Edwards e negli anni 50 da Gerhard Kuiper. Edwards fu quello che ipotizzò che gli oggetti che sono rimasti dopo la formazione planetaria oltre l'orbita di Plutone, quindi i cosiddetti planetesimi, fossero troppo sparsi, troppo distanti tra di loro per potersi aggregare e fare un pianeta più grande, un pianeta singolo, ma invece pensò che questi oggetti si fossero aggregati per fare una miriade, per formare una miriade di oggetti più piccoli. Negli anni 50 poi Gerhard Kuiper ipotizzò che questi oggetti si potessero trovare lungo una specie di anello, di ciambella intorno al sistema solare. Però era anche convinto che questo anello non esistesse più. E questa convinzione era dovuta al fatto che in molti all'epoca, negli anni 50, pensavano che Plutone fosse delle dimensioni almeno grandi quanto la Terra e che quindi avesse, con la sua attrazione gravitazionale, spinto via o catturato gli oggetti che orbitavano in questa fascia. Questa fascia poi venne nominata la fascia di Edward Kuiper. Scattarono dopo, insomma, ovviamente delle campagne osservative per cercare di capire, di osservare se effettivamente ci fossero più oggetti oltre a Plutone, oltre l'orbita di Nettuno, e la scoperta venne fatta nel 1992 da due scienziati americani, David Jewett e Jane Lu. Questo oggetto fu prima nominato 1992 QB1 e poi successivamente rinominato Albione. E qui vediamo l'immagine in cui i due scienziati, l'immagine originale in cui i due scienziati hanno effettivamente osservato l'oggetto. Quindi, dopo fino al 2006, il nostro sistema solare si pensava quindi fosse
composto da 9 pianeti, perché Plutone fu incluso come pianeta. E ora anticipo sicuramente una possibile domanda: è perché Plutone non è più un pianeta? Questo perché fino al 2006 non esisteva una definizione rigorosa, tecnica, se voi così vogliamo dirla, di pianeta. Nel 2006 la International Astronomical Union si riunì e stabilirono delle linee guida per classificare un oggetto come pianeta. Tra le tante tra le tante caratteristiche che sono state elencate, tre sono le più importanti. E la prima è che un oggetto, un pianeta, si orbita intorno al Sole, e questo Plutone lo soddisfa. Deve essere abbastanza grande da mantenersi sferico grazie alla sua gravità, e anche in questo caso Plutone fu osservato con Hubble essere sferico. Ma e la terza regola è che deve avere ripulito le proprie vicinanze orbitali da oggetti che siano grandi quanto il pianeta stesso, e che non siano né satelliti né gravitazionalmente legati all'oggetto. E come sappiamo, Plutone orbita nella fascia di Kuiper, e quindi questa diciamo, è stata questa regola che ha fatto declassare Plutone a non più a pianeta, ma a pianeta nano. Ora, cosa sapevamo di Plutone fino al 2015? Come ho detto, sapevamo che Plutone sia un oggetto abbastanza sferico. Osservazioni con Hubble hanno mostrato delle macchie più scure e delle macchie più chiare lungo tutta la superficie, senza però avere nessun dettaglio. Non c'erano dettagli sulla superficie, non riuscivamo a vederli, perché comunque, anche se Hubble è uno strumento molto, molto potente, d'altra parte Plutone è anche molto lontano. Sappiamo poi che Plutone è un oggetto risonante, e cioè compie due orbite intorno al Sole ogni tre orbite di Nettuno. Il suo periodo è di 249 anni terrestri ed è una distanza media di 40 unità astronomiche, che sono 6 miliardi di chilometri, quindi abbastanza lontano. Un'altra caratteristica di Plutone è che ha un'orbita fortemente inclinata rispetto all'eclittica solare, ed è anche molto eccentrica, e questo lo rende per alcuni periodi dell'anno plutoniano più vicino al Sole rispetto a Nettuno. Si sapeva inoltre anche che Plutone è un sistema doppio, perché ha una luna molto, molto grande, quasi più o meno delle stesse dimensioni di Plutone stesso, chiamata Caronte, e scoperto nel 1978. Cosa è successo poi nel 2015? Nel 2015 la sonda NASA New Horizons ha visitato Plutone. Un po' di caratteristiche della sonda: è una missione spaziale interamente NASA. È stata lanciata nel gennaio del 2006 da Cape Canaveral. Il PI, cioè il capo, diciamo, il nostro boss, è il dottor Alan Stern. È l'oggetto più veloce mai lanciato nello spazio da Terra, e ha raggiunto i 16 km al secondo. E infatti in soli 9 anni di viaggio, che credetemi, nel caso di missioni spaziali sono veramente pochi, ha raggiunto la Kuiper Belt, la fascia di Kuiper. Il flyby con Plutone c'è stato il 14 luglio 2015, questo significa che la sonda ha raggiunto la minima distanza dal pianeta, da Plutone, e l'ha sorvolato ad una distanza di 12.500 km dalla superficie. La sonda ha effettuato un unico flyby, adesso vi spiegherò cosa significa, e in tutto ha percorso 2.3 milioni di chilometri. Quindi questo è il flyby a Plutone. Quindi la sonda è partita dalla Terra, è passata vicino a Giove, che le ha dato, diciamo, una spinta gravitazionale, e l'ha accelerato ulteriormente. Nella parte in basso vediamo cosa è avvenuto effettivamente il 15 di luglio, quindi la sonda New Horizons si avvicina sempre di più a Plutone, osserva non solo Plutone ma tutto il sistema di Plutone, quindi anche Caronte, e poi si allontana e si gira.
si gira per vedere, diciamo, il Plutone, la parte posteriore di Plutone, e poi si allontana sempre di più. Quindi c'è stato un unico passaggio, non c'è stata un'immissione in orbita, quindi tutte le migliori immagini e date che abbiamo di Plutone sono stati presi principalmente durante questa fase di avvicinamento e di allontanamento. E quindi dopo il 15 luglio è questo quello che abbiamo visto. Questo è Plutone. E quello che balza immediatamente all'occhio è che nessuno si aspettava che Plutone fosse un oggetto così complesso. Ci si aspettava che, essendo molto freddo, vivendo, giacendo in una regione del Sistema Solare così lontana e così fredda, non potesse avere attività tettonica. E ci sbagliavamo, perché Plutone mostra delle caratteristiche che lo rendono quasi simile ai satelliti di Saturno, quindi complessa, la sua superficie è complessa quasi quanto quella dei satelliti di Saturno o dei satelliti di Giove. E adesso andiamo a vedere in dettaglio alcune regioni più importanti di Plutone. Scusate, adesso, diciamo, oltre un'altra scoperta di Horizons è stata anche il fatto che Plutone non ha soltanto un satellite, ma ne ha ben 5. E non sono stati scoperti i primi due, Hydra e Nix, nel 2005 per una campagna preparatoria all'osservazione delle osservazioni di New Horizons, quindi osservazioni da Terra di Plutone, e si è scoperto questi due satelliti. Mentre invece Kerberos e Styx sono stati osservati da New Horizons stesso nel 2011 e 2012, e quindi è stata una scoperta di New Horizons. Ora, Plutone presenta diverse regioni, le più importanti delle quali sono la Sputnik Planitia, di cui parleremo tra poco, e la Cthulhu Macula, cioè questa regione molto scura, questa specie di anello che circonda Plutone e che sembra essere tagliato proprio dalla Sputnik Planitia. Nella parte nord c'è questa regione che sembra di un colore giallino, chiamata Lowell Ridge. Plutone ha una serie di crateri, soprattutto nelle zone scure. La parte sud non è stata possibile osservarla perché, avendo fatto New Horizons un unico flyby, la parte sud non era illuminata dal sole, quindi era in ombra e non è stato possibile acquisire immagini. Quindi rimane il dubbio di come sia fatto il polo sud di Plutone. Ora, di cosa è composto Plutone? In questo ci ha aiutato molto New Horizons, perché si sapeva già dagli anni 70 che le tre principali componenti di Plutone fossero i ghiacci di azoto, ghiaccio di metano e ghiaccio di monossido di carbonio. E come ha detto ieri Federico, se vi ricordate chi era presente, è possibile avere questi elementi condensati sulla superficie perché Plutone si trova ad orbitare in una zona molto remota del Sistema Solare e quindi estremamente fredda. La superficie di Plutone è di circa 233 gradi sotto zero. Non si sapeva però, prima di New Horizons, come fossero disposti, come fossero diffusi questi elementi lungo la superficie, e soprattutto non era stato possibile capire se c'era acqua o no. Grazie a New Horizons ora sappiamo che i tre elementi principali si dispongono principalmente nelle zone più brillanti di Plutone, quindi nella Sputnik Planitia e nella zona nord, come vedete nelle tre figure colorate in basso, che mostrano appunto la concentrazione e la disposizione del metano, dell'azoto e del monossido di carbonio lungo la superficie, mentre invece nelle zone scure, quindi nella macula, questi elementi sono assenti, sono quasi totalmente assenti, e infatti queste zone sono quelle dominate dall'acqua, quindi la zona scura e le zone montuose. Adesso andiamo a vedere la Sputnik Planitia, che è stata definita il cuore di Plutone perché effettivamente ha una forma di cuore.
Questa regione, come ho detto prima, taglia, sembra tagliare la macula, cioè quella regione scura che si estende lungo tutto l'equatore, sotto l'equatore di Plutone. È una zona molto pianeggiante e si è capito essere anche depressa ed è tagliata sui bordi da delle zone montuose. Ora, guardando più in dettaglio, più da vicino come è fatta la Sputnik Planitia, ci si è accorti che questa è composta da strutture cellulari. E queste strutture cellulari si è capito essere delle zone convettive. Quindi, come si è formata questa regione? Probabilmente l'ipotesi più probabile è che si sia formata da un impatto. Quindi abbiamo una situazione iniziale in cui una crosta non troppo spessa, quindi di circa 1 chilometro, copriva e andava a proteggere in un certo senso la struttura interna di Plutone, che era formata sempre dai tre elementi principali di Plutone, che però erano in uno stato più caldo perché l'interno di Plutone emana un po' di energia e quindi lo rendeva, diciamo, questo strato di ghiacci era più caldo rispetto alla crosta e quindi non così duro come la crosta superficiale. Dopo l'impatto, la crosta si è rotta e tutto il materiale che era sotto è stato esposto alla superficie. Ed essendo esposta alla superficie, ha cominciato ovviamente a raffreddare perché la temperatura era molto inferiore. Cosa succede quindi? Che questo materiale, che prima era più morbido, forse un po' più fluido rispetto alla superficie, comincia a diventare duro come era la superficie originale e quindi più denso. Più denso, più pesante, sprofonda. Sprofonda perché la parte sottostante è più calda ed è meno fluida, è meno densa. E quindi questo innesca dei moti convettivi che poi si sono ampliati nel tempo fino a formare l'intera planizia. E una prova che effettivamente questo processo è avvenuto e anzi continua ad avvenire sono queste specie di buchini sulla superficie. Che non sono altro che dovuti al fatto che materiali molto volatili come appunto il metano e l'azoto evaporano e lasciano appunto come residuo queste zone a bucherellata. Come ho detto, un'altra regione molto importante di Plutone è la Cthulhu Macula, che è stata definita la balena, perché pare che abbiano visto una balena. Sulla destra c'è il disegno che prova che questa effettivamente abbia questa forma. Questa zona è molto diversa dalla Sputnik Planitia e anche dal resto dalla superficie di Plutone, perché appare essere estremamente scura. Anzi, di un colore rossiccio. A cosa è dovuto questo colore? È dovuto alla cosiddetta presenza delle cosiddette toline, cioè sono dei materiali organici, quindi derivati dal carbonio, dall'idrogeno, e quando questi elementi, quindi quando il metano, quando l'azoto vengono bombardati costantemente dai raggi ultravioletti provenienti dal sole o dai raggi cosmici, la loro struttura cambia ed assumono questo colore rossastro. Questa, come ho detto prima, è anche la regione di Plutone con la maggiore abbondanza di acqua, che è collegata ad alcuni canali anche sulla superficie, come vedete nella parte in basso con queste colorazione blu, e questa attività può essere connessa, anzi è stato provato a essere connessa con attività di criovulcanismo, quindi la superficie si spacca dovuta a effetti mareali con la galassia o a cambiamenti di temperatura, la superficie si spacca, si apre, l'acqua che giace sotto viene fuori e si espande lungo appunto la frattura. Anche questa regione probabilmente si è formata a seguito di un impatto che però è molto più antico rispetto a quello che ha formato la Sputnik Planitia. Un'altra grande scoperta di New Horizons è il fatto che Plutone ha una tenue atmosfera. L'atmosfera è dovuta alla sublimazione dalla superficie dei materiali leggeri, quindi sempre appunto azoto, metano e CO,
che sublimano e vanno appunto a formare questa stratificazione. E infatti si è osservato che l'atmosfera di Plutone è stratificata, come potete vedere benissimo in chiaro nell'immagine in basso. Questa è formata da un cosiddetto haze, cioè una specie di foschia, che è questo anello blu che circonda tutto Plutone, e può raggiungere l'altezza di 200 km. New Horizons ci ha permesso anche di avere più informazioni sulla struttura interna di Plutone, infatti ha permesso di avere dati che potessero perfezionare i modelli di struttura interna, e si è capito grazie a New Horizons che Plutone possiede un nucleo pesante di materiale roccioso che raggiunge fino al 70% del raggio di Plutone. Questo è circondato da una crosta ghiacciata formata principalmente da ghiaccio d'acqua e poi da una zona, una crosta anch'essa formata da ghiaccio d'acqua, che però è nascosto dagli strati di azoto e di metano. E proprio il calore proveniente dalle zone interne, secondo alcune ricerche, potrebbe aver sciolto in parte il ghiaccio del mantello ed aver formato delle piccole sacche di acqua liquida degli oceani sottosuperficiali che possono raggiungere uno spessore tra i 100 e i 180 km. Plutone, scusate, New Horizons ha fornito anche delle immagini molto belle di Caronte, che però non ha la stessa struttura complessa di Plutone, è un oggetto piuttosto uniforme, la sua composizione è piuttosto uniforme, formata principalmente da ghiaccio d'acqua, come si può vedere negli spettri. L'unica regione leggermente diversa dal resto della superficie si trova nel Polo Nord, anche questa ha una colorazione molto rossastra, e questa regione è stata chiamata Mordor. La sua colorazione non deriva da Caronte stesso, ma bensì da Plutone, perché quando i ghiacci, le volatili di Plutone sublimano dalla superficie di Plutone, vengono poi catturati da Caronte e sublimano sulla superficie. Dopo l'osservazione di Plutone, New Horizons non si è fermata, ma la missione è stata estesa ed è stata estesa fino ad osservare un nuovo oggetto, che è anche l'oggetto più distante mai osservato da Terra, e il flyby con questo oggetto è avvenuto nel 2019, l'anno scorso, a Capodanno, e queste sono le immagini del noi team durante l'evento. È stato un momento molto molto emozionante, una bellissima esperienza, c'era anche Brian May, perché non so se sapete che fa parte del team, cioè lui analizza proprio i dati, e era presente, e niente, la giornata praticamente si è svolta con a Capodanno, quindi verso più o meno mezzanotte e 20, c'era stato il presunto flyby con il nuovo oggetto, però visto che il segnale ci mette 12 ore ad arrivare da dove era New Horizons all'epoca fino alla Terra, abbiamo dovuto aspettare il giorno dopo per avere conferma che effettivamente il flyby ci fosse stato. Quindi a mezzanotte di Capodanno eravamo tutti contenti, ma speravamo che in pratica il New Horizons non si fosse schiantato contro qualcosa, e abbiamo avuto la conferma che era sopravvissuto 12 ore dopo, quindi a mezzogiorno del primo gennaio. Questo è il viaggio che ha fatto New Horizons dopo Plutone, verso questo oggetto che ha cambiato nome nel tempo, nel corso dell'anno. Prima è stato nominato Ultima Thule, e adesso invece ha avuto un nome ufficiale di Arrokoth. Come è fatto Arrokoth? Le immagini che ci sono arrivate sono molto, molto belle, anche se non c'era, diciamo, un oggetto così distante non ha abbastanza luce per essere osservato bene come Plutone, però nonostante tutto ci sono arrivate delle belle immagini. Questo oggetto era distante 44 unità astronomiche da Terra, cioè 6,7 miliardi di chilometri,
È formato da due lobi, quello più grande Ultima di 21 km e quello più piccolo Thule di 15 km ed è quindi definito un oggetto binario a contatto. In tutto è lungo 36 km. Inizialmente pensavamo fosse tondo, perché pensavamo fosse due sfere attaccate ad un collo, e invece poi, guardando bene le immagini, si vede che questo oggetto è lenticolare, è piatto, con Ultima più piatto di Thule. Dal punto di vista della composizione è molto uniforme, e inoltre lo spettro, non abbiamo avuto degli spettri diciamo ben definiti per vista la mancanza di luce, e soprattutto nell'infrarosso, se l'oggetto non è ben illuminato, diciamo, non c'è proprio luce abbastanza per capire, per avere uno spettro ben definito. L'unica diciamo, quello che si è riusciti a capire è che ha una certa quantità di metanolo e di acido cianidrico, e soprattutto è formato da acqua. Come Plutone, anche questo oggetto è rosso, è molto arrossato, c'è una forte quantità di materiale organico, quindi toline, ed è anzi più rosso di Plutone stesso. E, dal punto di vista geologico, Arrokoth non ha molti crateri di impatto, l'unico veramente visibile è sul lobo piccolo, su Thule, che ha questa impostatura nella parte superiore, mentre invece Ultima sembra essere formato da circa 8 oggetti più piccoli che si sono fusi tra di loro. E nel complesso, diciamo che Ultima Thule presenta delle zone del geologico come colline e scarpate, quindi anche se è un oggetto molto piccolo, sembra dal punto di vista geologico essere abbastanza complesso. Ora, dopo questa esperienza, il team ha proposto di estendere la missione, e per adesso la NASA sembra essere d'accordo, quindi adesso in questo periodo il team sta cercando un nuovo oggetto oltre Ultima Thule di osservare, e quindi è possibile che nei prossimi anni potremo avere delle nuove osservazioni, delle nuove sorprese da New Horizons. E finisco qui, grazie per l'attenzione e aspetto le vostre domande. Quindi grazie Francesca, bellissima presentazione. Sì, allora abbiamo intanto Marcella che ci chiede se Plutone ha attività tettonica, cosa significa? Che ha un nucleo vivo? Non è una domanda semplice, perché non è chiaro. Non è chiaro, non ha un'attività tettonica tipo la Terra, cioè non ci sono terremoti. C'è un po' di calore che viene dal basso e che fonde localmente il ghiaccio e può portarlo ad avere delle fratture superficiali, anche se in realtà dipende anche molto dal moto orbitale, quindi da dove si trova Plutone rispetto al Sole, perché ovviamente quando si trova più distante ha degli effetti mareali minori rispetto a quando si trova più vicino al Sole, o magari a passare più vicino a Nettuno, quindi non ha una vera e propria attività tettonica come si può pensare sulla Terra. Okay. Grazie Francesca. Abbiamo anche un'altra domanda da Massimiliano Recchia, che ci chiede se Plutone ha un campo magnetico. No, Plutone non ha un campo magnetico. Ok, e poi andando avanti abbiamo Paolo Crescenzi che chiede se New Horizon incontrerà altri oggetti e fino a quando è previsto che trasmetta. E mi leggo io a quest'ultima domanda e ti chiedo anche qualche informazione appunto su che batteria New Horizon come fa a trasmettere a quella distanza. Ecco. Allora, probabilmente ci sarà un'estensione di missione, probabilmente ci saranno nuove osservazioni, e il problema è cercare un nuovo oggetto che sia sull'orbita di Plutone, di New Horizons. E attualmente ci sono delle campagne, stanno facendo delle campagne osservative, e New Horizons stesso verrà usato come, diciamo, telescopio per cercare, per scannerizzare, per osservare le zone più distanti e vedere se lungo la traiettoria c'è un oggetto.
Adesso non lo sappiamo nemmeno noi, onestamente, è stata una proposta fatta alla NASA, per adesso la NASA ha detto sì, però non sappiamo come evolverà nel tempo. Per quanto riguarda la batteria, New Horizons, come è stato anche Cassini, usa ha una batteria a isotopi radioattivi, e quindi c'è, penso, del plutonio sopra. E la trasmissione è, diciamo, una cosa abbastanza, è stata una cosa abbastanza difficile, perché New Horizons, quando è stato lanciato, la NASA voleva a tutti i costi che fosse una missione non troppo costosa, quindi doveva essere leggero. E l'antenna, come per il resto qui nelle immagini, è un'antenna molto piccola per una sonda che deve andare così lontano. E quindi i dati sono stati trasmessi, per esempio da quelli di Arrogot, ci hanno messo un anno e mezzo per essere scaricati tutti da New Horizons a terra, perché comunque l'antenna era piccola e quindi non poteva trasmettere più di certi di un tot di bit per giorni. Quindi sì, forse con il prossimo oggetto, non lo so, non immagino quanto potrebbe essere il tempo di download. Grazie Francesca. E abbiamo un'altra domanda da Jody87 che ci chiede se forme di vita sono possibili anche solo a livello cellulare. Non credo, non credo perché comunque le temperature sono molto estreme. Quando parlo di acqua fusa, non parlo di acqua a livello di, non so, di livello di sostentamento della vita. Poi non lo so perché comunque anche qui sulla Terra sono stati osservati oggetti cosiddetti estremofili, batteri estremofili che sopravvivono a temperature estreme, però mi sembra molto molto difficile che un oggetto come Plutone possa avere vita, anche perché gli oceani, se ci sono transienti, cioè si formano e si ghiacciano, quindi forse non c'è nemmeno il tempo di formarla. Ok, grazie. E quindi andando avanti abbiamo Luigi Kraus che invece chiede cosa tiene uniti i lobby di Arrokoth. I lobby sono stati probabilmente formati sono stati probabilmente formati dai cosiddetti planetesimi, cioè residui della formazione del sistema solare che hanno impattato a basse velocità e si sono praticamente fusi tra di loro. Quindi sono praticamente il ghiaccio si è sciolto e si è fuso e si è condensato in quel modo, quindi semplicemente c'è l'attrazione tra un po' di attrazione gravitazionale e principalmente questo, sì. Grazie Francesca. Abbiamo poi un'altra domanda da Marcella e ci chiede: se negli oggetti lontani dal Sole la luce arriva in modo tenue, come facciamo a distinguerli, a scoprirli? Perché questi comunque sono oggetti molto brillanti, sono formati da ghiacci e quindi il ghiaccio è un materiale estremamente riflettente della luce, quindi anche una piccola quantità di luce solare riesce ad illuminarli. Per oggetti più distanti da Arrokoth, probabilmente, come ho detto prima, verrà usato New Horizons stesso per scoprirli, perché a questo punto anche osservazioni da terra diventano abbastanza difficili, e comunque dipende anche dalla dimensione dell'oggetto, ovviamente più un oggetto è grande, più c'è possibilità che rifletta più luce. Ok, grazie ancora. Qui sembra un interrogatorio. comunque sì, finché abbiamo tempo andiamo avanti. Allora, Marco Rosicarelli ci chiede se c'è un motivo, che non sia il caso, per cui ci sono pianeti gassosi come Giove e Saturno e poi nuovamente si trovano pianeti nani rocciosi. Quindi appunto il sistema solare partiamo dai rocciosi, poi gassosi e poi c'è un motivo per cui ritornano rocciosi. Ma in realtà non è che tornano rocciosi, è che semplicemente dipende, come diceva ieri Federico, tutto ciò che si è sviluppato oltre la linea dei ghiacci riesce a condensare materiali leggeri. Oltre l'orbita di Plutone, come diceva appunto Edward già negli anni 40, questi oggetti sono talmente sparsi,
tra di loro che è stato impossibile formare un oggetto più grande, proprio la probabilità di impatto tra di loro è molto bassa. Quindi a quelle distanze tra di loro la possibilità che qualcosa di più grande possa formarsi è più bassa. Comunque rimane ancora il fatto che in molti pensano che oltre l'orbita di Plutone possa esserci un oggetto planetario delle dimensioni forse della Terra che non è stato ancora scoperto, in molti ancora lo pensano, qualcuno ha fatto anche dei calcoli su dove potrebbe essere, quindi non è escluso che magari abbiano ragione e quindi tra qualche anno si scopra un nuovo pianeta. Grazie. Erika Felici, la sonda ha abbastanza energia per andare oltre Plutone? Sì, c'è ancora abbastanza carburante per fare un ultimo flyby con un altro oggetto. Che carburante usa? Che motore ha? Che motore Scusami? Usa? Che carburante? Oddio. questi dettagli onestamente non li so. C'è un sistema di propulsione, penso qualche tipo di gas, ma esattamente il materiale usato, scusate, non lo so. Ok, e poi abbiamo Laser Maser che chiede se, vista la grandezza di Caronte, ci sono effetti di marea nell'interno di Plutone causati da Caronte. Sì, ed infatti si pensa che i due pianeti si influenzino tra di loro ed infatti probabilmente una delle ragioni per cui vediamo questa attività superficiale, geologica superficiale di Plutone potrebbe essere anche dovuta al fatto delle interazioni mareali tra Plutone e Caronte e anche con gli effetti dovuti all'interazione con Nettuno, perché ricordo che Plutone è legato dinamicamente anche con Nettuno. Ok, grazie. Allora, se non ci sono altre domande, te ne faccio un'ultima io, visto che siamo arrivati così lontani dalla Terra, Plutone, cioè, dove finisce il Sistema Solare? Qual è il confine? Lo riusciremo mai ad esplorare? La famosa nube di Oort la riusciremo a vedere in qualche modo? Non so se New Horizons possa spingersi ad osservare fino alla nube di Oort. Comunque c'è la Voyager che è uscita dal Sistema Solare ormai e diciamo, la definizione di Sistema Solare del confine coincide con la sua magnetopausa, cioè dove il campo magnetico del Sole non ha più influenza, e le sonde Voyager lanciate negli anni 70 che hanno esplorato per prime il Sistema Solare esterno è riuscita a uscire dal Sistema Solare, quindi ha registrato la cessazione dell'attività, di qualsiasi attività solare, e mi pare che fosse tipo ad un anno luce, se non sbaglio, e quindi sì, c'è un oggetto lanciato dall'uomo che effettivamente è già fuori dal Sistema Solare. Ottimo. Allora sì, se non ci sono altre domande... E ringraziamo ancora con un applauso a distanza. Grazie a voi. Francesca Scipioni, e lì penso la domenica sia appena iniziata, quindi hai tutta la domenica per riposare. Sì. Noi ci abbiamo a lunedì di già. Grazie anche a Francesca Zampon, a che rivedrete. Grazie Andrea. Buonanotte. E io sì, vi ricordo, domani abbiamo quest'altro appuntamento, si parlerà di gravità con Roberto Peron, che fa parte sempre dell'INAF, ma del gruppo di gravitazione sperimentale. E quindi assolutamente interessante capire che cos'è questa forza che ci tiene tutti con i piedi per terra, la stessa forza che fa girare i pianeti attorno al Sole, e Peron è anche un bravo divulgatore, quindi sarà assolutamente piacevole sentire la sua lezione. E vi ricordo nuovamente anche il link se volete lasciare una piccola donazione qui sotto, e infine anche, come diceva la dottoressa Scipioni, visto che Brian May dei Queen fa parte, diciamo, di questa missione, si occupa ad analizzare dati anche di New Horizon, e Brian May ha scritto e composto una bellissima canzone che trovate
indicata sempre nella descrizione del video. E quindi, se volete, a conclusione di questo incontro, vi consigliamo l'ascolto di Brian May. Con questo noi concludiamo e ci rivediamo quindi a domani. Ciao a tutti.